Ed eccoci alla seconda giornata del campionato europeo per club. Incontriamo una corazzata, il Borussia Dortmund. È arrivato nei primi quattro quest'anno della Bundesliga reale e quindi molto bella la maglia del Borussia Dortmund. Ok, andiamo avanti e giochiamoci questa seconda partita d'andata. Vi ricordo modalità Superstar, 10 minuti. Velocità di gioco 1, 0, quindi molto lenta, più ragionata, un po' meno rimpalli, però sapete come la penso su questo gioco, quindi non sto neanche più a dirlo. Ed eccoci, mamma mia, siamo al Signal Iduna Park, che poi non si chiama così. Andiamo, andiamo, dai, si parte. È il Dortmund che dà il calcio d'inizio. Stare molto attenti, loro sono fortissimi, eh. Bella qua. Cambiato lo schema, 4-3-1-2 come gioco col Pisa. Bella la palla adesso qua filtrante. Ancora troppo lunga, chiude Hazard. Mamma mia che squadra, Brandt. Attenzione a Kahn, anticipato sto Radu. Questo Radovedic è molto bravo in mediana, ci sto facendo un pensierino per il Pisa, vediamo quanti anni ha. Sempre che contrasta, è molto bravo. Attenzione ora al Dortmund, Sancho, Reus, mette in mezzo, libera Reus. Io li pronuncio come li vedo, eh. Pallone ancora in avanti per Silmane. E adesso? Ancora in avanti, buona la finta qui, poi viene chiuso Borchi, Akanji, Witzel, belga Witzel, nazionale, fortissimo centrocampista del Belgio, ex Chelsea se non sbaglio, lancio in avanti, colpo a chiudere di Riveros, poi questa palla rischiosa, ancora manovra il Brandy e sbaglia tutto qui il centrocampo, attenzione ad Haaland, attenzione ad Haaland, attenzione ad Haaland, parte il tiro, la parata, mamma mia, attenzione a questo giocatore qua che è fortissimo, si rimane ancora, manovra adesso il Brandy, profondità, oh, chiude bene il Borussia Dortmund, Kahn, Haaland, ancora lui, pallone Sancho, all'indietro Reus, chiude bene qui William, poi sbagliamo sempre a impostare, il solito vizio di accelerare troppo le azioni, palla ancora a Kahn, attenzione ad Haaland, attenzione ad Haaland, un altro tiro, e torna, e blocca, si riparte, ancora col Brandy che gioca non male, però sbaglia troppo. Attenzione, attenzione, adesso va Haaland in mezzo, meno male che l'ha data di là. Kahn si accentra, viene pressato da Silmane, Hazard, mamma mia, mette in mezzo, attenzione ad Haaland, colpo di testa, mamma mia, alto sul fuoco, sulla traversa. Si riparte. Col Dortmund, guardate come pressano molto alti, eh. Ancora Wigan che c'ha spazio, tocca per Edlund, viene pressato, Witzel gliela toglie, Kahn, siamo ormai 25esimo, non le voglio far tanto lunghe come tempo perché dopo un po' diventa noioso, ancora la palla qui Radosevic. Sbagliamo sempre impostare, non c'è idea, centrocampo, attenzione, e qua c'è il fallo, no, vediamo, no, in effetti ho visto che aveva preso il pallone, grande intervento, ancora Maxu, ha giocato una buona partita Maxu contro la Zed, centrale adesso da questa parte, tocco all'indietro, ancora
Avanziamo bene il tiro adesso, ma è debole. Rilancio in avanti, subito al Borussia Dortmund. Haaland. Attenzione a Kahn. Tocca per Sancho, attenzione che potrebbe tirare. Rischia un fallo l'arbitro. E qui sapete già come va a finire, quindi c'è ben poco da dire. Reus parte il tiro, meno male che c'era il portiere, leggera deviazione. Si riparte da Hermansson, ma niente da fare. Borussia Dortmund che pressa con i tre davanti in maniera incredibile, però noi siamo bravi ad allargare e quindi ci togliamo da questo brutto pressing del Dortmund. Ancora la palla in mezzo, attenzione. Ehi, Witzel, la sporca. Akanji, Witzel. Siamo ormai al 37esimo. Abbastanza, qualche emozione c'è stata in questo primo tempo. Pallone in altra parte, ancora Hazard. Altro nazionale. Brandt mette in mezzo, Kahn, attenzione, ancora Brandt, Kahn, attenzione, mette in mezzo, però la di tiro, la deviazione. Il Dortmund quando attacca fa paura, ma è una grande squadra, squadra che io tifo in Germania, o perlomeno simpatizzo e tifo, diciamola così. Pallone messo in mezzo, colpo di testa, la palla rimane lì, attenzione a Kahn, il tiro, mamma mia, la palla di poco fuori, andiamo subito senza perdere troppo tempo. I replay non serve a niente farli vedere, andiamo avanti, Silmane, vediamo se riusciamo a fare un'azione abbastanza pericolosa, niente, ancora Brandt adesso, su di lui, Rosted. Hazard, lancio per Sancho, nessuno interviene, attenzione a Sancho, il tiro e c'è gol. Gran gol di Sancho. Dormita la difesa del Brandy. E questi giocatori ti puniscono, non c'è niente da fare. Ah, attivando questo attivi il manuale, guardate. Ecco, difatti si vede, no? Quanto io sia capace di giocare il manuale, lasciamo perdere, va. Vi ricordo che devo iniziare anche la Master, ci avrò la Supercoppa italiana contro la Juve, siamo in fase di mercato, attenzione ancora al lancio Haaland, ma qui niente da fare, si dorme, è giusto così, se dormi prendi gol, 2-0. Direi che ormai questa partita è strachiusa. Possiamo provare qualcosina di diverso, ma direi di andare così. Forza, forza, coraggio. Brandy che dovrà fare in modo almeno di arrivare secondo. Che poi devo dirvi, ragazzi, possiamo anche chiacchierarcela tanto. Attenzione adesso però il Brandy, bella la palla, lo stop, il tiro, è una gran parata, oh, finalmente una risposta un po' come si deve. Abbiamo messo un po' di pressione al Brandy, incredibile. E palla fuori. Dicevo che siamo in fase di mercato con il Pisa. Stiamo cercando di cambiare un po' di persone. Abbiamo dato via Herrera e sto pensando di prendere un bel attaccante dalla primavera che può essere o Martial, che è dotato di una grande forza quel giocatore lì. Oppure c'è anche un inglese che non è male, addirittura 95 di accelerazione o scatto, quindi sono le punte che in questo pseudo gioco di calcio servono. Palla adesso indietro, attenzione, in avanti. Io mi scuso per i nomi, ma non ho proprio voglia di pronunciarli. Sono nomi talmente difficili, certi, che faccio solo figure di M a pronunciarli. Quindi ci godiamo la partita così e via. Tanto è uguale.
Immane, non sono neanche pagato per fare la telecronaca, quindi poi bisognerebbe studiare per fare certi lavori, ormai è tardi. Attenzione Hazard adesso, prolunga, direzione di Brandt, altro buon giocatore, Haaland, tocca verso, poi sbaglia tutto, attenzione, niente da fare, madonna, guardate come gioca il Borussia, palla in 2 e mezzo, è così, 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 è così,
e sto vendendo anche un altro giocatore, perché voglio rinforzarlo un po' quel centrocampo, perché c'è qualcosina che non mi convince. Ok, dai, proviamo almeno a fargliene uno. Giusto così, per la differenza reti nel finale dei gironi, poi mette in mezzo, niente da fare. Questi sono i rischi che si corrono quando prendi una squadra di tutto rispetto come il Brøndby, ma che non può, guardate, invece di darla in mezzo l'ha data qua. E c'è il gol, gran gol, gran gol, non me l'aspettavo, bellissimo gol, piazzato bene, ragazzi andiamo pure avanti. Forza, forza. 3-1, è un gol che poi alla fine delle prossime 4 partite del girone potrebbe anche servire, per la differenza reti se fossimo a pari punti. Chiaramente dovremmo provare anche a vincere una partita, per almeno uno o due su quattro che ne rimangono, perché sennò davvero diventa critica passare il turno. Vedete come sbagliano, cioè, boh, vabbè. Si rifà sotto il Brøndby, gioca senza paura, però niente da fare. Messo bene in campo il Borussia Dortmund. Vedete che adesso si è abbassato, gioca con linea difensiva abbastanza alta e i due contropiedisti davanti, con uno che fa movimento, uno dei due esterni fa movimento, dovrebbe essere Reus, perché lo vedo sempre abbastanza centrocampo. Dai che ripartiamo, non stiamo giocando male male male, sbagliamo alcune cose. Attenzione, adesso aspettiamo l'inserimento che non avviene, avviene adesso, ma niente da fare. Il Borussia è tutt'altra squadra, non c'è nulla da dire. Chiaramente io se con la Master vado avanti registrerò quello che voglio registrare, poi finito questo Europeo per Club piano piano li metterò sul canale video, chi vorrà li può andare a vedere, se no non siete obbligati chiaramente. Posso anche capire che a tutti anche PES non può piacere. Io purtroppo sto giocando solo i due giochi GT e PES perché per mia volontà gli altri giochi non mi piacciono, non mi dicono niente. Sto aspettando questo Battlefield 6, il 9 giugno usciranno i trailer e hanno detto che è un capolavoro, voglio proprio vedere. Pallone in mezzo, attenzione ancora adesso il gliela toglie bene questa. Che cerca almeno di fare il 3-2, niente da fare, non passa nulla. Aiutati dallo script di questo pseudo gioco è la solita musica, c'è sempre l'omino della CPU sulla linea della palla, sempre, e capite bene che è molto irrealistica sta cosa. Attenzione la palla, viene chiuso bene qua, proviamo a fare un lancetto così tanto per tirare avanti. Sapevamo che col Dortmund avremmo perso, io d'altronde, c'hanno tutti i giocatori che vanno sull'over da 75 in su, potete ben capire come diventa difficile poter giocare. Poi superstar, quindi. Bello adesso questo fraseggio, proviamo a spingere un po' più in avanti. Bella la palla, ma Mensah si addormenta. Borussia che porta a casa altri 3 punti, grande squadra, grande squadra. Andiamo a vederci veloci i risultati. Girone 1, cade il Barcellona nello scontro tra Titani con City, pareggiano Young Boys, buon punto dell'Atalanta. Girone 2 il Monaco vince,
vince il Dortmund. Gruppo 3, perdono i Rangers col Paris Saint-Germain, perde gli Etzing, che sarebbe l'Ipsia in casa con l'Ajax, Sporting e Chelsea 1-1, cade il PSV contro un'altra potente squadra come Real Madrid 4-1. In questa fase di gironi meglio Real che il Barcellona, eh? Meglio Real, gruppo 6, Inter 2-2 con Liverpool, Siviglia stende Lione, gruppo 7, Zenit 0, Wolfsburg 2. Vince il Bayern Monaco a Porto, pareggio della Juve a Lille, squadra molto temibile Lille, eh? Atletico Madrid e Milan 2-2, Gent Benfica 1-1, il Manchester vince in quel di Turchia. Andiamo a vederci un po'. Ecco, queste sono le classifiche. Chiaramente c'è ancora 4 partite, può succedere di tutto. E noi siamo a un punto, siamo lì. Adesso andremo a incontrare poi il Monaco e dobbiamo cercare assolutamente di vincerla col Monaco. Vedremo. Qui Paris Saint-Germain ha 6 punti, io direi che Rangers e Lipsia destinati a uscire, poi mai dire mai. Real Madrid e Sporting 4 punti, zoppica il Chelsea, una sconfitta, un pareggio e 0 punti ancora per PSV. Inter e Liverpool 4 punti, Siviglia 3, Lione 0. Questo secondo me è il girone più equilibrato di tutti, il 5. Gruppo 6, vabbè, Bayern Monaco sicuramente passerà, 6 punti, Porto e Wolfsburg 3 e Zenit 0 punti, gruppo 7, Juventus 4, Milan e Lille 2, Atletico Madrid 1 punto, e gruppo 8, punteggio pieno, Manchester United, Benfica 4, Gent, campione di quest'anno nella realtà del campionato belga, 1 punto, e Beşiktaş 0. Bene ragazzi, è tutto. Io vi saluto e la prossima sarà l'ultima di andata con il Monaco. Ciao a tutti!